In che cosa si distingue il Krav Maga normale da quello dedicato alle forze dell'ordine? Allora, è importante innanzitutto dire che un istruttore che non ha un vissuto all'interno delle forze dell'ordine può offrire un determinato tipo di servizio a chiaramente chi ci lavora. Ed è importante come distinguo perché un corso, per quanto completo, un corso di specializzazione intendo, per quanto completo, per quanto fatto bene, non sostituisce la pratica sul campo. Il concetto, normalmente, per quanto riguarda le mansioni delle forze dell'ordine, è avere tutta una serie di strumenti che consentono di controllare e mettere in sicurezza un individuo pericoloso. Il compito di un istruttore che ha fatto un corso di specializzazione e quindi ha gli strumenti per raccordarsi con la realtà di chi lavora all'interno delle forze dell'ordine, è quello di comprendere quali sono le necessità del gruppo che ha ingaggiato l'istruttore. E capire quali sono le mansioni a cui questo gruppo, questa unità è preposta, al che offrire tutta una serie di strumenti e richiedere il feedback se questi strumenti possono essere utili a questa unità. Altro modo di lavorare non c'è né esiste, se parliamo chiaramente di un istruttore che non ha un forte background di lavoro all'interno delle forze dell'ordine di sicurezza, semplicemente perché altrimenti stiamo costruendo un impianto teorico su qualcosa che non ha nessuna base reale.